Ben ritrovati su Rete 8, amici di Chef in Cucina, appassionati di cucina. Oggi new entry nella nostra trasmissione. Vi saluto da Cipria di Mare a Teramo insieme al nostro grande chef Alessandro De Antonis. Buongiorno, buongiorno. Alessandro, un piacere per me averti qui in trasmissione. Oggi vi presentiamo le sue ricette qui da Cipria di Mare, perché insomma è qui a Teramo che tutto è cominciato, anche se presto porteremo anche i nostri telespettatori a Martinsicuro. Sì, in realtà questo di Teramo adesso cambiato nome, perché qui insomma è diventato un bistrò, quindi il posto si chiama Cipria Bistrò di Mare e il ristorante gastronomico l'abbiamo trasferito in una sede nuova a fronte mare, a me piace moltissimo, e Cipria di Mare insomma adesso alberga lì a Martinsicuro. Bene, allora oggi iniziamo con realizzare dei piatti che ti rappresentano, e in particolare che cosa ci prepari? Allora, oggi prepareremo un raviolo aperto con un ripieno di ricotta, patate e mazzancolle nostrane. Lo bagneremo alla fine con un abisco, con un ristretto di granchio. Ok. Vogliamo iniziare? Sì, allora innanzitutto diciamo un po' gli ingredienti, quali sono? Allora, delle sfogliette di pasta all'uovo, le abbiamo realizzate, tagliate, ecco, di questa dimensione. Abbiamo fatto per, insomma, due quadrati a porzione, quindi ne andranno due sul piatto. Delle patate bollite, della ricotta mista, aglio, mazzancolle, qualche erbetta, l'abisco di granchio, che abbiamo già preparato per necessità televisive. Ok, poi ci spiegherai Mi un spiegherò po' a grandi come fare, come sì. Esatto, è un centrifugato di prezzemolo. Ah, che bello. Allora, cominciamo, Alessandro. Allora, iniziamo a realizzare, diciamo, la farcia del piatto, quindi metteremo le patate bollite. Comunque devo dire che questo bistrò è veramente bello e si ha quasi la sensazione di tornare un po' indietro nel tempo. Sì, no? La concezione è quella. Ma si avverte proprio quasi un po' di nostalgia entrando qui. Sì, sai? È vero. Anche perché per realizzarlo ho rubato molti suppellettili a casa di mia nonna. Quindi. Che bello però, che bello. C'è un po' la tua storia di famiglia, anche perché questo è un format veramente bello e particolare, perché abbiamo la pescheria qui a fianco. Esattamente. No? Quindi tutto nasce con questa nasce pescheria. Da qui, perché la pescheria di famiglia è, insomma, da 30 anni in Teramo. Quando 12 anni fa ho deciso di aprire il mio ristorante, ho deciso di farlo adiacentemente al negozio di famiglia. Che bello. Quindi è un po' come avere il peschereccio ormeggiato davanti alla cucina, no? Bello, sì. Bello, anche per chi, insomma, per i tuoi clienti che vengono sì, qui, sì. Magari possono anche comprare il pesce e riportarlo a sì, casa. Sì, oppure addirittura possono venire e scegliere il pesce direttamente dal bancone. E tu glielo cucini. Sì, perché qui facciamo una cucina, anche negli arredi si capisce, diciamo, di approccio più atavico, più pop. Quindi facciamo una cucina più diretta, mentre il ristorante gastronomico seguiamo dinamiche un po' diverse. È bella questa cosa, perché io credo che siano due facce importanti della stessa medaglia. Sì, assolutamente, e ma quindi sono legate a doppio giro, cioè nel senso non si può progredire senza dimenticando la tradizione. Io dico sempre, non si può sapere dove andare se non si sa da dove si viene. Sono d'accordo. È importantissimo. Sono d'accordo. Quindi abbiamo messo dell'olio in padella, rigorosamente olio d'oliva. Uno spicchio d'aglio schiacciato, semplicemente, e nient'altro. Nel frattempo, con la camicia. Sì, a me piace di più, va benissimo, serve soltanto a insaporire un po', a dare aroma. Ok. Ecco, adesso l'olio sta andando un po' troppo forte per i miei gusti, però gli facciamo soltanto prendere un po' di aroma, sì, basta. Lo togliamo quasi subito. Di veramente una sfrigolata velocissima. Sì, molto rapida. Poi che si fa? E mettiamo dentro mazzancolle nostrane, asciate, quindi rotte a piccoli pezzi. Passate. Asciate? Sì. Riprende, insomma, gli inglesi che ci copiano da diversi secoli. Se voi pensate come al verbo to ask, ecco, capirete da dove viene. Quindi praticamente adesso stiamo facendo il ripieno. Sì, esatto, okay. Perché poi il montaggio di questo raviolo viene fatto espressamente proprio sul piatto, essendo un raviolo aperto. Ah, ok. Regoliamo con un po' di sale. Sono proprio curiosa. Spento già, quindi proprio botta di caldo molto forte, finito. Mettiamo dentro le robette aromatiche, stai mettendo del timo adesso? Sì, un pochettino di timo. Io
Mi piace moltissimo. Anche a me. Timo anche, Maggiorana proprio tantissimo. Anche perché è uno dei profumi della cucina teramana classica. Io devo dire che pur se faccio una cucina prettamente di mare, l'aver aperto la mia attività qui a Teramo mi ha arricchito moltissimo di un grande bagaglio che è quello che della cucina teramana tradizionale, fatta di erbe, di profumi davvero, davvero evocativi. È vero, sono d'accordissimo. Allora, che si fa adesso? Bene, qui possiamo già fermare. Abbiamo schiacciato la patata. Okay. Adesso mettiamo dentro un po' di ricotta. A me piace tenerci dentro un pochettino di questo di ricotta perché ci terrà l'impasto molto più morbido. Poi comunque rimanda sempre un po' al discorso del raviolo, no? Sì, rimanda al raviolo, ma poi ecco anche questo, la cucina abruzzese è una cucina fatta di pesca, di transumanza e di tratturi, quindi immaginiamo un ipotetico tratturo fra mare, montagna, collina, pastorizia, insomma il nostro è un territorio che ha veramente tutto, quindi si può fare una cucina di sintesi in un certo senso, no? Una cucina di questo piccolo... Possiamo chiamare una cucina fusion all'interno dell'Abruzzo, perché l'Abruzzo sì, ha talmente tante... Bello, a me sì, piace molto, sì. Una fusion abruzzese, Abruzzo e Abruzzo, non dobbiamo andare tanto lontano perché ci sono veramente tante caratteristiche, tanti aspetti, tanti prodotti che si può veramente creare rimanendo sì, in Abruzzo. Sì, moltissimo, è un micro... Voi pensate che in provincia di Teramo abbiamo il tartufo, fra le varie tipologie, 9 mesi l'anno. Cioè è una cosa, è un primato, pazzesco, è una cosa... Cioè, pazzesco, abbiamo tutti i prodotti del mare. Insomma, 19 km in linea d'aria fra il Corno Grande e l'Adriatico abbiamo, quindi passando per colline, pianure, paesaggi, insomma, fiumi, abbiamo davvero di tutto. Ok. Possiamo incorporare le nostre mazzancolline. Senti, io poi, diciamo, non l'abbiamo detto in partenza, nel frattempo tu lavora. Sì. Magari facciamo montare il piatto al tuo braccio destro, possiamo chiamarlo così? Sì, 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 Massimo è un caro amico, ci aiuta sempre perché con la doppia attività si fa fatica a mantenere degli standard qualitativi alti, bisogna avvalersi di, insomma, di grandi aiuti e lui è un grandissimo aiuto. È un grandissimo amico, che bello. Non che è un grandissimo amico, insomma. Si percepisce proprio veramente questo bel rapporto che avete. Sì, non è vero, litighiamo spessissimo, però in televisione non lo diciamo. Ma io posso dire che nessun bel rapporto può l'amore non essere è bello. Tale senza litigi. L'amore non è bello, sono il litigarello, si diceva. Adesso che dobbiamo fare? Quindi questo è il nostro ripieno. Sì, fondamentalmente sì. Ecco, ci spieghi molto velocemente come hai fatto questa bisque di granchio, in maniera molto veloce. Sì, allora abbiamo preso i granchi, li abbiamo aperti, si possono tostare in forno oppure anche in casseruola. A casa forse consiglio di farlo in casseruola, quindi in maniera diretta. Sedano, carota, cipolla, facciamo più che imbiondire, quindi facciamo prendere un leggero caramellare un po', far prendere un colore un po' più intenso, mettiamo dentro i granchi. Possiamo sfumare con un goccio di vino bianco e mettiamo acqua e ghiaccio. Okay. E andiamo in riduzione. Io uso una proporzione più o meno esatta per fare la bisque che è 1:2, nel senso che per ogni chilo di granchio usiamo 2 litri d'acqua. Okay. E riduciamo al 50%, quindi avremo poi alla fine 1 litro di prodotto. Ok. La nostra sfoglia si sta per cuocere. Io nel frattempo ho chiamato qui Massimiliano, che è praticamente una delle colonne portanti insieme ad Alessandro di questo ristorante. Sì, sì, insomma è un bravissimo cuoco ed è un grandissimo amico, quindi... Massimiliano, allora, come Buongiorno. Va? Buongiorno. Tutto bene? Sì, sì. Sei emozionato? Sì, un po'. Guarda, una domanda di rito. Quanto ti piace cucinare? Da 1 a 10? Sì. 12 e mezzo. Oh, benissimo, benissimo. Quello che ti risponderei io se tu mi chiedessi quanto ti piace mangiare? Quello da 1 a 10, 20. Ma lì 15 forse. Bene. Allora, adesso abbiamo messo giù questi quadratini di pasta all'uovo. Ognuno li può fare come vuole. C'è chi li fa neri, c'è chi li fa striscette, quindi divertitevi. E io ho voluto usare una pasta semplicissima. Appena scottata, la tiriamo fuori. E procediamo al montaggio, all'impiatto del piatto. Perfetto. Facciamo fare a Massimiliano allora. Sì. Quindi. Andiamo a mettere la nostra soglia sul fondo del piatto. Sul fondo del piatto. Mi piace questa cosa del raviolo aperto, sai? Proprio mi intriga, è molto particolare. L'impasto naturalmente lo dovete tenere caldo. Ok. Quindi facciamo una...
Facciamo un paio di quenelle dunque di questo impasto, che ricordo, per chi si fosse sintonizzato con noi in questo momento, stiamo facendo un raviolo aperto e il ripieno è costituito da mazzancole leggermente spadellate con un po' d'aglio e timo, patata e ricottina. Allora, proviamo a mettere il coperchino. Devo dire che questo piatto, Alessandro, mi piace tantissimo ed è un piatto molto a casa, facile, cioè, sì, molto, molto riproducibile. Mi piace questa cosa del raviolo aperto, sai? Sì. Molto versatile anche. Esatto. Adesso, arrivati a questo punto, possiamo bagnarla con la nostra bisque di granchio. Ok. Calda. Perfetto. Che meraviglia. Un filino d'olio. Ma quanto è bello. E andiamo a chiudere con una spremuta di prezzemolo. Quindi questo praticamente è semplice prezzemolo frullato. Sbollentato, raffreddato in acqua e ghiaccio. Ok. È frullato, è passato in realtà in un estrattore a freddo, però. Mazza, che meraviglia! È un piatto facilissimo da fare. Complimenti, Alessandro. Che dà soddisfazione. Complimenti a te, complimenti a Massimiliano. Grazie per essere stati insieme a noi. Continuate a seguirci perché anche domani i nostri chef saranno protagonisti della nostra trasmissione. Vi aspettiamo tutti i giorni su Rete 8. Grazie, grazie. Sviluppo di tutti i tumori dipende in circa 30% dall'alimentazione. Ci sono alcuni tumori come retto e del colon che addirittura il 90% dipendono dal stile di vita e dall'alimentazione. Questo ci responsabilizza sempre di più nelle giuste scelte alimentari.